La struttura del parco giochi GiocaGio replicata in città, la realizzazione di nuove case destinate tramite affitto calmierato alle giovani coppie e l'organizzazione di condomini solidali. Queste le principali proposte per bambini, giovani e anziani del candidato sindaco del centro-sinistra Matteo Biffo. L'idea è di riprodurre la struttura di via Marradi che attira famiglie da tutte le parti della città, innanzitutto in via Ferraris alle Badie. Ma Biffo ne propone anche un percorso partecipativo per i bambini. Vorrei che proprio, siccome c'è previsto questo strumento, l'articolo 12 della Convenzione, renderlo uno strumento operativo di ascolto e di formalizzazione delle proposte e delle opinioni, dei bimbi e dei ragazzi anche all'interno dell'amministrazione comunale. Per i giovani, oltre al potenziamento della Lazzarini con una nuova struttura casale e la media library, Biffone ribadisce la strada dell'affitto calmierato, forte anche delle domande arrivate per via di Gelle e Vergaio. Io penso che questo sia un filone di intervento che dobbiamo necessariamente e assolutamente implementare. Cassa Depositi e Prestiti, quando è venuto qui a Prato, ci ha fatto i complimenti, ci ha detto che siamo stati molto efficaci. Vorremmo, e utilizzando questa disponibilità per fare altri interventi, vorremmo proseguire su questa strada perché la risposta è stata incredibilmente robusta. Infine, per gli anziani, la proposta di un condominio solidale. Il primo potrebbe sorgere in via Bologna, altri invece saranno individuati con la collaborazione degli amministratori di condominio. Condomini in cui giovani coppie e persone più anziane stanno insieme, vengono messe in connessione, mettiamola così, e utilizzano reciprocamente le proprie opportunità per far sì che tutti vivano meglio.